Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Masullo e vi ringrazio per esservi fermati a guardare questo video. Oggi vorrei rispondere ad alcune domande che mi sono arrivate dopo aver pubblicato il video relativo al phase down del gas HFC. In sostanza mi è stato chiesto di poter fare un po' di chiarezza su quello che erano le famiglie dei gas refrigeranti utilizzati dall'inizio della storia dei gas refrigeranti moderna fino ad oggi. Quindi vediamolo insieme. Per poter gestire questa richiesta mi avvarrò di una tabella che non ho creato io, ma è una tabella ufficiale redatta da un centro di ricerche molto famoso. Per meglio chiarire la situazione mi avvarrò di una tabella redatta dal centro di ricerca ISPRA per conto del governo italiano. I fluidi sintetici usati nel corso degli anni come gas refrigeranti sono di tre tipologie: CFC, HCFC, HFC. Rispettivamente trovavamo quindi questa composizione: clorofluorocarburi, idroclorofluorocarburi, idrofluorocarburi. Nelle prime due famiglie la presenza del cloro è evidente. Questa particolare sostanza andava a creare dei problemi per quanto riguarda il buco dell'ozono. Da qui la realizzazione di fluidi sintetici ad uso refrigerante con l'esclusione di questo elemento, appunto del cloro. Quindi la presenza e la comparsa degli HFC in commercio. Ma la richiesta che mi avevate posto era anche di darvi alcuni esempi riferiti a queste tre famiglie. Allora, molto rapidamente vi dirò che per quanto riguarda i gas CFC trovavamo l'R11, l'R12, l'R113, l'R114 e via dicendo. Per quanto riguarda i gas HCFC trovavamo l'R22, l'R123, l'R124. Per quanto invece riguarda i gas HFC, che sono quelli attualmente utilizzati, troviamo i classici R407, R410 e l'ultimo arrivato R32, ma ce ne sono ovviamente anche altri. In sostanza quelli che rimarranno, perché vi ricordo che è attiva la fase di phase down, sono i gas che hanno attualmente GVP inferiore ai 2500 per ogni chilogrammo di gas inserito nel circuito frigo. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, di mettere like e di condividere queste informazioni. Grazie mille e buona continuazione.